allora vediamo un po se siamo in diretta se tutto funziona perfettamente perché tutte le volte ho il dubbio che non funzioni qualche cosa no sono qui funziona Oh, vediamo un po' di qua tutte le volte dovrei essere super pronto invece non lo sono mai vabbè mi perdonerete allora qui mi da mi da diretto ok perfetto va bene perfetto mi vedo perfetto mi vedo bom 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 allora ho messo anche una sigla nuova tra l'altro allora sono mancato un po' di tempo perché vari problemi, varie vicissitudini, vari casini malattie, schioppi e, e quant'altro domani torniamo con i gori a meno che non succeda qualche cosa, spero di no quindi torneremo presto con i gori domani per iniziare la parte del, della, dei giochi quindi domani saremo di nuovo in onda Sera, ho fatto una, una diretta tanto per rimanere un po' collegati per riprendere un po' il filo del discorso, insomma. Alla fine, no? Quindi cercare di farvi vedere che ci sono ancora, ci siamo ancora. Gori ha fatto una, una bella ricerca per fare la suddivisione: cercheremo di fare video abbastanza uh, corti perché vorremmo stare. Ci proviamo nell'ora, un'ora un e mezzo, non di più. Quindi oh, ve lo dico subito, ci saranno più segmenti della, de, sui video su, sulla, sulla Nintendo, quindi sulla parte giochi. Quindi faremo più parti, perché i giochi sono davvero tanti. Eh, C'è un bel po' di cose da dover dire da dover parlare. Quindi insomma, ci proveremo a vedere un attimino se riusciamo a fare anche, anche questa volta. Un, un qualche cosa di, di, di interessante per tutti, certo, non sarà una enciclopedia. Insomma, noi cercheremo comunque di dare delle informazioni e dare più spunti possibili poi per le persone a eh, per riflettere oppure per spunti per comprare qualche cosa, non lo so. Qualsiasi cosa, insomma, per rimanere in questo mondo del retro gaming. Ah, guarda, c'è Mazz non pensavo ci fosse. Ciao, Mazz Uh, nel mondo del retro gaming per cercare comunque di, di, di espandere un po' quello che noi conosciamo, quello che noi vediamo, quello che noi giochiamo, insomma. No? Uh, L'altra settimana uh, un carissimo amico, insomma un nuovo amico, anzi possiamo dire, perché in realtà so chi era, ma insomma non è che poi ho avuto a che fare tantissimo e mi ha mandato a lui Reto, Reto Pizza. Ha mandato due righine quindi si vedono male e ehm, due o tre cosette, insomma, niente di particolare. Eh, Cartucce gioco per. Ehm, mi sembra che questo sia, ecco, l'EcoVision. Eh, questo invece ehm, è l'etichetta a mezzo scala. Ah, questo è Atari, quindi un gioco Atari e poi un'altra una cartuccia per un 7008 sentite molto bellino anche questo ma la vanno provati perché onestamente non so neanche se funzionano mentre un altro oggetto che mi ha dato che è questo famoso gp28 2 l'ho un po' aggiornato per quel che è possibile aggiornarlo perché ovviamente è una macchina ormai a qualche tempo ma è una delle tante macchinettine che era su base base linux dove ci sono diversi emulatori possibilità c'erano anche giochi in realtà proprietari comunque diversi emulatori ed era possibile far per appena parte è possibile far giocare a diversi titoli sia con con, con il mame appena si sveglia ammesso si sveglia perché non è che sia proprio un fulminazzo di guerra e poi se le ritrovo eccole qua Altre due cosine che ho molto apprezzato, devo dire la verità, perché mi sono molto piaciute. Questo, che non so se sta così o così, ma credo che alla parte saldata sia questa, quindi sta così. E questo, ah, Questo è veramente favoloso, astronavina. Ora vedo un po' di farci un quadretto, lo metterò da qualche parte. Nel frattempo, il GP si è incasinato, eh, lo proviamo a rilanciare. Buonasera, William benvenuto, vediamo se c'è qualcuno su Facebook, uh, sì c'è qualcuno che ha messo, ah Maurizio Mau Mau, c'è anche Maurizio dall'altra parte, vediamo se riesco a farlo partire, perché poi tra l'altro io ho il, um, ce n'ho una, non mi ricordo, la Gpiz, no, la Wiz 32 mi pare di questa serie qui, eccolo qua, carino perché se io vado uh, ad aprire per gli emulatori, lui ne può fare veramente diversi ora non vi aspettate chissà quale o oh, che lo metta un po' a fuoco oppure mi, mi... allora c'è atari mame amiga atari con l'ecovision playstation si sì, playstation malanotte cps2 game boy insomma ce n'è un po di, di, di roba ho messo quelli che mi, mi piacciono un po di più poi non è che poi gioco tantissimo però per esempio sul mame Vediamo se riesco a fare. Ah, c'era anche un fast. Ah, voglio provare un attimo, questo ah, Un po' se mi parte. Ermamettino. Sì, va bene, ci sono. Ah, vediamo se lo rimette a fuoco. Yuhuu, Ghosting Goblin. Che io gioco tantissimo Ghost in Goblin. Moon Patrol, Modo e Mr. Do. Ah, vediamo un po' se parte. Perché questa è la versione fast. Per fare la ship più fast. Ma insomma, si, sì, si, sì, comunque parte. Sbiribì, 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 sbirillo, sbirillo, sbirillo. Eccolo, ah, mi stavo sbugiardando. E, che, ma, ma porca la miseria! A volte le telecamere non, non hanno voglia... Ah, facciamo così, ti lo metto su. Eccolo. Ah, il più grosso difetto è quello di Shankar Retrolier, è proprio quello della... Lo schermettino che è veramente molto piccolino. Io trovo anche problematico con gosti Goblin fare sparo e mossa tutta da una parte per fare più, più per sparare più, più cose. però diciamo, quando te vai in treno può essere una cosa carina, insomma, non, è un aggeggino piccino. Poi, alla fine va tutto su, su questa qua insomma, ehm, non che non ce l'avessi, però. Però l'ho apprezzato moltissimo, l'ho smontato per pulirlo tutto perché non aveva bisogno. Tra l'altro si era spostato una delle due casse, si era spostata in dentro, quindi non si sentiva neanche più, ma insomma, funzionare, funzionava. L'ho ringraziato moltissimo. Tra l'altro, se non mi ricordo male, lui c'ha anche un canale. Eccolo qua. È lui che mi ha fatto questo, questo dono. Tra l'altro mi ha mandato anche una scheda una scheda di un eh, jam, di un videogioco, che poi si è rivelato essere un calcio, ma non mi ricordo più neanche che cosa fosse. Anche, onestamente io giochi di calcio, proprio non, eh, non è che vado, vado pazzissimo, anzi non, proprio non, non, non sono il mio. Vediamo un po', vediamo un po' se ho ancora le foto, perché se no le ho buttate via, pazienza. Sì, le ho buttate via. Calcio, un gioco di calcio, non mi ricordo di... Della Cialeco, se non mi ricordo male. Ciao Elvi, benvenuto. Della Cialeco, un, un bel titolino, però mh, il gioco di calcio non è, non è il mio, non mi piace più di un tot. Gioiellare al calcio. Quindi niente, per, per ringraziare ancora un'altra volta Retropixel che mi ha fatto questo piccolo dono. Insomma, poi ripeto, è stato gentilissimo perché oltre a mandarmi questo. Ripeto, mi ha scritto due righe, una cosa molto molto carina. E lo apprezzo molto. Ci sono ancora persone, um, brave persone qua fuori. Eh, pensavo di trovare soltanto carciofi in mazzo da 12, e eh, invece no, a parte voi che mi seguite, insomma ci sono purtroppo, um, questo mondo del retro gaming pare che attiri molti... Molti personaggi un po' strani, un po'. a parte mi definiscono anche a me un personaggio, comunque diciamo um, persone non, non perfette. Ah, eccolo qui, Maurizio. Mau Mau Maurizio, che poi è bello quando il mio cellulare gli dico: Chiama Maurizio, e la cellulare mi fa: Chiamo Mau 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 Maurizio, è eh, bellissimo, mi fa morire a me. Che eh, si, si inchioda, non so perché lo ripete quattro volte quando gli ho messo solo due, ma vabbè non ha importanza, però è, mi, mi piace molto. È come, è come quando chiamo il, i turci Matteo, eh, io l'ho registrato come Jaguar, quindi io chiamo chiama Jaguar e lui chiama Matteo Jaguar, maniello, è carino. Ciao ABC. E, um, <ride> è carino, guarda, no? e poi a volte no, l'intelligenza artificiale è no? Si dice che l'intelligenza artificiale e tutto il resto, poi vabbè, questo è un ripetitore vocale, nulla di particolare, però è, onestamente mi fa, mi, mi fa sorridere tutte le volte. Poi tra l'altro, l'altro giorno ci siamo incontrati anche sul treno, insomma, una cosa piuttosto fortuita, è stato, stato arine anche a eh, Dicevo, in questi giorni, insomma, non è che posso sia andato tutto questo tempo meraviglioso, insomma, avete visto, insomma, sul canale ci cioè avete fatto anche a voi caso, insomma, che da un pezzettino non pubblicavo più niente, o non facevo comunque video. Eh, non perché ero scappato alle Maldive ma, magari, ma purtroppo perché il tempo era veramente poco poi tempo, malattie e quant'altro passiamo avanti eh, mi sono messo anche a lavoricchiare eh, un po' perché mh, i computer sono il mio pane un po' perché così più balocco mi sono messo a giorellare con un sistema che è quello della Ultracade che ho i DVD originali con l'installazione eh, e tutti i giochi è un sistema, per chi non lo conosce, vediamo se riesco a fargli vedere, Global ware. Allora, um, è un sistema nato qualche anno fa, in realtà inizialmente era un po' più, chiamiamo birboncello, definiamolo così, ma lo faccio vedere. Allora, vediamo un po' se si vede qualcosa. Sì, si, si vede qualcosa. Bene. Allora, questa è la, la Globa VR che è proprietaria anche di quello che veniva chiamato um, l'Ultracade. Uh, quelli che siamo riusciti ad avere come. Questi sono i vari, i vari giochi, no? poi siamo riusciti ad avere è questo, Global Arcade Classic, dove dentro ci sono appunto anche Dragon's Light, Space Ace e Dragon's Lair 2, ma più che altro ci sono anche tanti titoli Atari, molti titoli Atari, per esempio c'è il Tempest, gran bel titolo. E come vedete qui ci sono le varie schede madri eh, che è possibile utilizzare per questo sistema. Ovviamente non è tutta rosa e fiori, eh, diciamo che c'è un po' di, 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 di fregatura, non eh? so se riesce a vedere la bella grossa. C'è un po' di fregature. La fregatura qual è? È che eh, utilizza eh, un sistema di installazione. Dove tu hai il, il DVD di installazione, ma eh, cosa fa? Prende il seriale del vostro hard disk, il seriale della vostra CPU e il seriale della vostra scheda madre li unisce insieme e fa un codice. Con quel codice più il codice del, del vostro, uh, della vostra copia del sistema, quindi del sistema originario, dovete mandarli alla Global VR, che dietro, compenso, quindi pagando, vi dà il codice di sblocco, che è univoco per la vostra macchina, quindi vuol dire che se io a questa macchina cambio il disco, si ricomincia da capo, mi dà un altro codice, e devo farmi dare il codice di sblocco sempre del loro. Loro guadagnano su questo, ovviamente. Però è carino perché funziona molto bene. Uh, oddio, io ho fatto un paio di, di devo aver fatto un paio di errori perché, insomma. Uh, allora, se io vi faccio vedere Dragon Slayer o Space Ace per voi va fluido. Io invece lo vedo rallentatore. No, mi, mi dà fastidio, vedo rallentatore. Però non era per quei giochi lì che l'avevo fatto. Era carino perché c'era questo movimento strampalato da una parte, era carino e um, non mi ricordo se c'ho i video a qualche parte. Comunque. Eh, poi un giorno ve lo faccio vedere era carino perché ha tipo l'hyperspin insomma che gira gli altri titoli girano tutti molto bene anzi girano benissimo eh, soprattutto il tempest gira bene funziona molto bene eh, poi c'è il defender dentro molto bellino anche il defender c'è le varie versioni del defender c'è lo space invaders abbiamo um, asteroids abbiamo jungle hunt ci sono molti titoli interessanti che poi erano quelli che insomma anche io da ragazzino ci giocavo e più che altro per quello è un multigioco, alla fine è un multigioco l'unica cosa che varia è il fatto che è ufficiale, di sistemi ufficiali quindi dove hanno pagato le licenze dei, video dei giochi ce ne sono pochi, un altro è il Game Crystal ne abbiamo già parlato altre volte, sono sistemi dove potresti comprarli e legalmente metterli nel bar per intendersi, quindi tu potresti comprarti tranquillamente un un, una serie microcanale, un cabinato. Possibilmente più nuovo possibile. Nel senso che così perlomeno hai un mobile eh, dove è possibile metterci farci nulla osta sopra, poi compri il sistema che non è nient'altro che un computer con gli hard disk e tutto il resto. Lo metti dentro. Usa anche l'attacco. Jamma e hai una platea di giochi. Dove la, la, la guardia di finanza se viene a rompere le scatole non può perché avete, hai tutta la, la licenza e tutto il resto è tutto in regola. Mentre, per esempio, se io prendo il mame, e lo metto dentro a un camminato e lo metto nel bar e faccio giocare la partita, ecco che lì iniziano i dolori perché eh, non è possibile fare una cosa del genere in quanto non hai pagato le licenze dei vari giochi. Vecchia storia, vecchia cosa, giusto, non è giusto, cattivi, no cattivi, allora. Non andiamo ora oltre questa, questa soglia, però diciamo che se uno vuole legalmente un multigioco, principalmente a due sistemi. Non c'è altro. Cioè, o no, c'è il Game Crystal, che in alcuni, in alcuni posti mi sembra venga chiamato fan o qualcosa di questo tipo. Comunque il Game Crystal è abbastanza famoso, è un cubettino di ferro, oppure l'Ultracade che poi in realtà uh, è della Global, Global VR, che adesso è venduto dalla Chicago Coin. Naturalmente tutta questa roba non ve la regalano, io per cercare di risparmiare più possibile uh, ho quindi DVD originali, ma tutto il resto l'ho comprato da parte, che comunque poi se metto, metto tutte le cifre una dietro l'altra si risparmia fino a un certo punto. Mi serve la scheda madre, quella scheda madre o quelle schede madre lì. Mi serve quel tot di memoria, c'è un po' di vincoli. Comunque poi alla fine funziona. Un giorno se ci riesco ve lo faccio vedere in funzione, ci si prova a farlo in funzione. È carino perché, te lo ripeto, è una, un multigioco ufficiale e tutto il resto. Ovviamente farselo da soli con eh, un PC, il Raspberry, tutto le volete, no? Tutti i sistemi che volete oggi ce ne sono diversi. Beh, potete mettere i giochi che vi piacciono, metterli tutti, non metterle, non metterne due. Cioè, diciamo è molto più flessibile, quindi non aspettatevi che il sistema UltraKade o il sistema Arcade Legend sia chissà che cosa avanti, anni luce. Non è avanti, anni luce, tra l'altro, è un prodotto, se non mi ricordo male, nato nel 2006, roba del genere. Inizialmente la UltraKade non aveva pagato veramente niente di licenze, quindi è per quello che. Eh, qui, qui ci sarebbe da discutere allora è eh, una bella domanda adesso ti rispondo l'UltraCade inizialmente non aveva neanche pagato le licenze però diceva di averle pagate quindi insomma no, sono son finiti, son finiti poi in cosa. per quello dopo è passato UltraCade è passato alla Global VR e poi dalla Global VR è finito Global, è sempre proprietario della Global VR ma poi ha fatto la Uh, se li fa vendere dalla Chicago Coin. Allora, Ultra Cade ci sono più versioni, come ti ho fatto vedere prima, ora non so se ho ancora le immagini, dipende da, um, dal modello. Allora, ci sono gli Ultra Cade che escono in 15 kHz e hanno effettivamente dentro un monitor standard, quindi hanno un monitor di quelli CGA per intendersi, quindi vecchio tipo, e uh, per funzionare questi hanno delle dongle da mettere dietro nella porta parallela per settare se l'uscita va a 15, se l'uscita va invece a VGA. Poi ci sono eh, un modello sempre col CRT, eh, che ora non mi ricordo come si chiama, comunque sempre il CRT, ma di tipo più moderno, che in realtà ha la presa, praticamente un monitor da PC, ha la presa VGA. Ecco quei modelli lì invece non escano nativamente 15 kHz e eh, quelli no, non c'è verso loro vanno sul monitor eh, CRT con eh, l'attacco VGA e festa finita poi ci sono quelli che vanno solo con gli LCD e lì è, funziona la stessa cosa di prima hanno fatto, cioè praticamente questi signori ve allora, li faccio rivedere erano gli stessi che hanno fatto anche i giochi dell'American Laser Game, la riedizione dei giochi dell'American Laser Game. Aspettate, ora ve le faccio rivedere. Um, dove siete? Eccoli qua. No, allora. Allora, eccoli qui. Allora, questo è il sito, Global VR, quindi non ce n'è un botto. Come dicevo, di produzione c'è... Um, Ce ne sono veramente tanti, tra l'altro sono ancora attivi, quindi non è che sono. A noi ci interessano quelli un po' più vecchia. Come vedi, ci sono sia quelli con pistole, fusciline e quant'altro, vedi, sia quelli con l'LCD, qui è palese un LCD. Ora, questo qui, che è quello che ho preso io, eh, o meglio l'IDCD di quelli che ho preso io, è un CRT, purtroppo però è un CRT VGA. Se io però vado a vedere i loro più vecchi prodotti, invece, erano quelli con il 15 kHz. Ora volevo farvi vedere, eccolo qua. Questo usa il. che poi è il. Uh, SitsGun Select. Uh, SitsGun Select. E questo funziona con un monitor 15 hz Ma dentro c'è sempre un PC, c'è sempre un hard disk, c'è sempre tutto. E questi sono i giochi American Lazer Game. In realtà sono sei giochi dell'American Lazer Game. Vediamo se c'è un'immagine. un po' più grande. No. Uh, un po'. No, me li fa, me li fa, comunque si, si intravede un po' questo aggeggino, i vari BIOS manuali, software, poi loro utilizzano un, un, un sistema operativo proprietario, lo Yeshua, che io fino a, fino a poco tempo fa manco sapevo esisteva, è stato costruito apposta intorno appunto per questi sistemi, quindi è tutta una cosa molto particolare. un po' se c'è qualche... no, eh, questo, questo non c'è nulla. Si possono usare le poi in cammino. Allora, eh, come ti ripeto, eh, le board, eh, ora te le faccio vedere, va, facciamo, a vedere così. Allora, loro ti vendono anche pezzi, non è quello il problema, però principalmente ciò che loro vendono sono la scheda che adatta dal computer al il, il camminato o per mettere la pistola o per fare altro. Ma poi come vedi, e sono, è un, questa è una scheda video di un PC, cioè questo è un, un pezzo di un PC, Ottimo. e queste sono le loro schede, quelle che utilizzano per interfacciare il PC con il resto. Non a caso, se io te lo faccio rivedere adesso di qua, se io ritorno un attimino indietro e ti ritorno sulla, sulla schermata di prima, se a te ci fai caso, se io prendo qualsiasi gioco, prendiamo questo. Quello che ho io. Come vedi, qui ci sono delle schede madri consigliate. Cioè, tu puoi comprare la scheda madre tranquillamente, il gioco e il programma e installarlo su quello, ok. Naturalmente, poi ti serve il loro sistemino. Dipende un attimino quale hai. Per esempio, se c'è le pistole, ti serve il loro sistema di interfacciamento tra i computer e la, la macchina. Per forza, perché sennò i fucili non funzionano. Però, diciamo, se no. Diciamo, io, io in questo momento sto facendo a meno del USB Linz 2, sto facendo a meno, riesco a usarlo. Poi magari quando ho finito tutta l'underbrain, quando l'ho riuscito a far funzionare, ve lo mostro, si fa un video sopra e vi mostro come, come, come va. Però ri, vi ripeto, sono dei PC, quindi eh, non, non, non vi aspettate chissà che cosa, ok? Mm, dipende mm, di questi che ho o di, 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 uno, di uno di un titolo a caso in realtà io ci tengo a tutti i miei mobili quindi mm, non c'è un gioco per quanto a me per esempio Cliffhanger non piace mi ci sono affezionato perché dopo averlo restaurato dopo averlo risistemato dopo averlo rimesso in funzione ho faticato un monte per avere tutte le parti di ricambio e tutto il resto mi sono affezionato anche a lui se ti devo dire quanto ci gioco, ti dico che ci gioco molto poco. Eh, gioco molto di più a Super Donkey Shot, ehm, un po' di meno, a, per esempio, gioco abbastanza in Testel, un pochino meno a Firefox, Dragon's Light, Space Ace, però ecco, per esempio, Gloop Pen è quello che gioco meno, Cliffhanger è quello che gioco meno, se parli di quelli che ho qua. Eh, se no, se tu parli di, di titoli così, un mobile che... Eh, quando rimasi da piccino mi piaceva tantissimo. Era quello del punch out, quello su domonitor. Quello mi piaceva tanto. Allora, qui si sì, la no? Ciao, Lost, ciao, MD. adesso mi 5, dammi 4, dammi 9. È allora, immagine questa cosa. Va bene. Comunque, insomma, avete capito su, sulla storia della, della cosa. Naturalmente, vi ripeto. Se eh, quel sistema che vi ho fatto vedere prima li dovete utilizzare per casa, non vi conviene, cioè eh, diventa come ho fatto io più che altro visto ce n'era la possibilità, un, visto che mi piace studiarle un po'. Questa roba è un po' un, un plus, no? Però potete fare tutta questa roba qua tranquillamente con un PC, il mame o quel che volete. Insomma, non. Non vi aspettate eh, chissà quale sistema incredibile rispetto a un cabinato mame standard. L'unico vantaggio, vi ripeto, di quei sistemi che ho fatto vedere con un cabinato mame è il fatto che sono ufficiali. Punto. The end, non c'è altro. Tra l'altro, ora ultimamente hanno eh, fatto anche la emulazione di, degli American Laser Games su. Mi sembra averle fatte anche vedere sull'emulatore Amiga e hanno aggiunto recentemente anche marbella vice magari un giorno anche quello lo ce l'ho già comunque lo, ve lo faccio vedere in funzione molto carino eh, molto carino il gioco è sempre lo stesso American laser game a sparare però questi sono fatti dalla pica spagnola eh, diciamo che non è che brillino in chissà che cose staffari a parte che dovrei avere l'unica versione da pc sì, però dopo mi parte, vabbè, no, ci organizzeremo perché fecero due o tre titoli: Marbella Vice, ehm, Zorton Brothers. E eh, non mi ricordo forse un altro titolo. Comunque sono dei cloni degli American Laser Games. Sono talmente tanto cloni che utilizzano appunto l'Amiga e il lettore Laser disc quello della Sony. L'unica differenza è che sono in formato PAL invece di essere NTSC, e quindi utilizzano l'Amiga. 500 pal, però il resto è un clone uno a uno degli American Laser Game, quindi roba, roba, um, roba che si copiavano, ciao Francesco, roba che si copiavano già all'epoca, quindi in, in piena produzione di American Laser Game, per intendersi Mad Dog, eh, la Pica in Spagna gliel'ha copiato paro paro, ma... Um, Naturalmente non ha utilizzato la stessa roba, però ha, ha copiato il concetto, no? Quindi il disco con gli attori che hanno registrato eh, nel, nel, nel West, in Spagna ci sono diversi... hanno fatto molti film west, quindi ci sono ancora diversi scenari e mh, hanno girato questa cosa qua con però attori locali e parlano in spagnolo. Sono meravigliosi, perché, uh, sono veramente carine le cose, e eh, poi hanno utilizzato praticamente lo stesso sistema interno, quindi la mica 500, ma come dicevo qua, la Genlock, il lettore Laser LaserDisc Sony, cioè hanno, fatto, hanno copiato anche il principio di funzionamento, e anche bene, devo dire, perché poi funziona molto bene. Eh, qualche anno fa, ora si sta parlando di diversi anni fa, io provai a contattare quelli della Pica, sono, sempre, sono esistono ancora tutt'oggi, fanno adesso tutta roba, ma, ma, ma esistono tutt'oggi e eh, loro fanno adesso video poker. Gli avevo chiesto se avevano laserdisc, ma non detto di sì. Sparavo delle cifre fuori di melone, però è, è bellino. Uh, però se era, c'erano ancora. Uh, ma Vai, Speriamo se vi trovo almeno un ah qua. C'è un video vorrei mettervi il video insomma alla fine non è nulla di particolare io ve lo dico però il video vi fa, vi fa capire ah guarda questa è proprio la presentazione perfetto 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 guarda, bella, me la metto volentieri vediamo se ci si riesce allora questa è la presentazione di Marbella vice cioè, no, proviamoci eh.

Penso che basta in questa maniera perché mi sembra abbastanza folle questa cosa. Praticamente sono. Se, se avete visto, se conoscete gli American Laser Game, questo è praticamente il clone della um, Crane Patrol, praticamente il clone. Allora, buonasera. Sì, mh, nato. Oh, non mi ricordo se nel 93. Comunque sì, vabbè, diciamo il trailer del GTA, chiamiamolo così. Comunque sono quei due personaggi, quello, quel, quel vecchietto e la ragazzina che li ballavano sopra la barca, sono i due, i due protagonisti, quindi già questo dovrebbe inquadrare un attimino la storiella. Comunque, sì, sono, È un gioco carino, eh, vi ripeto, è stato emulato adesso di recente su Amiga, sull'emulatore Amiga. In realtà girano già dei giochi. Ah, io, mi sembra averli fatto vedere comunque un giorno, magari si fa una serata a tema e ve li faccio vedere ok ve li faccio vedere Car carino ma nulla di più cioè. e poi c'è il Zorton Brothers quello ancora non l'hanno l'hanno integrato nella nell migra però insomma penso che presto arriverà adesso c'è tutto questa Buonanotte micro canale, tanto anch'io sono un po' stanchino, cioè non è che sono proprio un affresco di una rosa. Eh, adesso c'è la moda, perché poi in realtà il Doomsday già esisteva da già un pezzettino: di, ehm, di tirare dentro, di, di fare le acquisizioni con il Doomsday e poi fare sistemare le varie cose. Molto brevemente, il Doomsday non è nient'altro che un'acquisizione. Fatto con un Raspberry e un software particolare e un lettore laser disk nel quale si, viene, si va a prelevare il segnale più vicino possibile al laser. Questo permette di avere un'acquisizione una, un totale, quindi anche delle, di molte informazioni che in realtà se no andrebbero perse. Di una qualità dipende ovviamente dal laser disk, al laser disk, comunque diciamo, di ottima qualità. Lo scotto è che vengono fuori giga e giga di roba. E, però, diciamo che sono una buona base per poi fare un buon master, per poi fare tutti i video. E il Dragon Slayer che è stato fatto sul Mame è partito da lì. Ha un buon lavoro, lavoro più o meno lungo, ehm, e vorrebbero rifare tutti quanti. È che leggevo che si stanno scontrando un pochino con qualche problema della gestione del CHD, quindi hanno qualche problemino qua e là, comunque tutto sommato ci stanno lavorando, ammetto che i colori sono un po' troppo all'americana, belli accesi, fiammate negli occhi. A me piace più il colore più naturale. Però insomma, per esempio, tra cos'è, in versione palla ha colori molto più naturali rispetto a quello americano che ha pam, delle fiammate negli occhi. Ora non vi aspettate chissà quale colore incredibile, però insomma la differenza sta lì. E, però stanno lavorando in questa maniera e Marbella Weiss è stato acquisito, appunto anche lui, con il sistema Doomsday, quindi stanno, stanno portandolo avanti. Sempre con, su quest'ottica di progetto stanno salvando, uh, o comunque stanno incominciando a studiarci sopra, ha un altro gioco particolare, molto particolare, che non credo che avete visto tante volte in giro, che è... Ehm, ora ve lo faccio vedere se fa prima. Un bestione enorme, un laser game, ma comunque un gran bel gioco. Adesso vediamo un po' se riesco a farvelo vedere. Allora, c'è di questo gioco qui esiste la versione a 16 giocatori, 8 giocatori, 6 giocatori, quindi già, già dovrei, dovrei avervi fatto capire quanto è enorme il bambino. Ok. Uh, però volevo farvi vedere un filmato. Vediamo un po' forse. Se vado nella cronologia ve lo faccio vedere. Esatto! L'ho trovato. Vabbè partire dalla pubblicità tutti allora tanto poi parte in, Giappone, in vero, vero vero finto giapponese quindi attendere un attimo ok allora, stringiamo un attimo l'immagine perché se no non riesco scusate eh, che sto preparando un attimo la cosa attendere prego pipiri piri pam pum pam allora ora te lo spiego allora allora un po' se ci riesco il bambino in questione buonasera 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 allora il bambino in questione è questo allora che cos'è questo che state vedendo questo si chiama galaxian 3 e poi c'era anche un altro un seguito eh, come vedete è enorme allora, noi comandiamo i, i cannoncini che vedete lì, quindi noi siamo su, come se si fosse su un'astronave e siamo il, il, diciamo, i tiratori, quelli che sparano. Ora, quello che vedete lì dietro, quel bestione enorme lì dietro, tra l'altro c'è qui c'è un'entrata e di là c'è un'uscita, è un gioco. Questo mi sembra quello a sei giocatori, se non mi ricordo male, ora, ed è quello che era stato salvato in Giappone, che l'abbiamo trovato, la, era stato poi rimontato, questo è un video, questo è un video recentissimo, eh? questo è un video di nove ore fa, quindi il gioco è salvo, funziona. Eh, come funziona? Funziona con due lettori laserdisc, eh, delle schede che poi sono, vabbè, mh, un giorno ve lo spiego, comunque schede elettroniche abbastanza imponenti e due videoproiettori, quindi due laserdisc, due videoproiettori per fare quell'immagine che vedete là. Eh, questa è la versione più piccola che esiste. Vi ripeto, esisteva quella a 16 giocatori che è enorme, e poi ce n'era volendo anche un'altra se non mi ricordo male, forse anche più giocatori o, o una cosa del genere. allora lei si metterà lì a giocare dopo che avrà fatto Aricato Aricato 20.000 volte. Eccola qua, adesso si mette a giocare. Come vedete, utilizza videoproiettori: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, quello ha 6 giocatori. Lei si mette a giocare da sola, ovviamente giocare da soli con questo titolo qua è praticamente vuol dire durare 15 secondi, perché se, o si gioca tutti o è un bel problema. E il gioco è, mh, eccolo qua, adesso, adesso parte, poi tra l'altro c'ha tutto un sonoro assurdo, 10.000 casse, è una cosa mostruosa sta a fare. Vediamo un po' se... Allora, questo è tutto all'inizio. Vediamo un po' se, se lo mandiamo un po' avanti, perché se no qui... Ecco qua, è uscita. Lei non pilota l'astronave, lei l'unica cosa che è pilota il cannoncino. Ora dovrebbe prendere quelle palline. Ok. Queste sono tutte le varie cose. Come vedete, può colpire praticamente quasi tutti gli oggetti che ci sono, e gli oggetti esplodano. Eh, quindi, quindi vi garantisco che è un laser disc. Uh, il gioco è molto coinvolgente perché sembra stupido, ma in realtà stupido non è, è veramente molto bello. Uh, ovviamente, questo è da giocare a, in più persone. Che da solo è veramente un bel problema. Uh, dei giapponesi uh, si sono messi e hanno chiesto il supporto dei ragazzi che hanno fatto il Doomsday per uh, acquisire appunto i filmati che state vedendo in questo momento scorrere per uh, salvare il, il gioco alla fine, no? per cercare di, di fare in modo che questo non, non vada perso. Le EPROM sono già state tutte salvate, quindi non c'è problemi sul, sul sistema EPROM ce l'abbiamo. Non c'è problemi. Per esempio, quei cannoncini lì se li colpisci, esplodano e poi non ci rimangono più. Infatti, laggiù è sparito se guardate. Però vi garantisco l'immagine sotto è fatta con il laser disc. E ehm, non si riesce a vedere la differenza ciò che è fatto dai computer dal laser disc, ve lo garantisco. Tra l'altro, questo gioco, se lo volete giocare, esiste anche Glacian 3, esiste anche per la PlayStation. quindi lo potete anche acquistare per la PlayStation, ovviamente è in forma ridotta, quindi lì mi sembra siano solo quattro giocatori. E è stato utilizzato anche qui la, il sistema del Doomsday per salvare appunto, i filmati. Perché? Perché qui serve invece eh, non soltanto vengono utilizzate le informazioni del video, per forza di cose, quello che si vede, ma viene utilizzato anche il, il sistema di i frame, per intendersi. Cioè, il sistema deve sapere esattamente in che punto è in, in tempo reale. Perché eh, se io colpisco una cosa, per esempio quella cosa lì che sta sparando in questo momento centrale, è generata dai computer, ma quella dietro, subito dietro, è generata in realtà dal Laser Disk. Quindi se io adesso la colpisco deve esplodere. Ma anche quando io, il sistema si muove, cioè, il computer deve ricrearlo esattamente lì sopra, perché altrimenti si vedrebbe il discostamento. Ecco, tutto questo ha bisogno di un monte di informazioni dal LaserDisc, quindi sapere dov'è, cosa fa, cosa non fa, e stanno facendo l'hack, per intendersi, alla fine stanno craccando il gioco, perché se no questo gioco qui va perso. Poi di gioiosi ce ne sono altri, però insomma, questo in particolare al mondo andrebbe perso. Di certo non sta... Dentro un garage perché è bello grosso. In realtà c'è un, un mio amico Biorgi del Belgio che ce l'ha, però <ride> lasciamo perdere lui è più pazzo di me con, eh, con questa roba. La tipa sì, si esalta roba da fantascienza è veramente esaltata. Comunque adesso vi lascio e stanno salvando anche questo titolo qui. Il CHD. Che cos'è? Allora, il, il mame. Non mi ricordo male, si chiama CHD. Sì, esatto. Allora, i file CHD non sono niente di più che niente di meno. Allora partiamo un attimo da. torniamo un attimo indietro. Il CHD nasce perché alcuni videogiochi utilizzano questi affari qua. Eh, per esempio, Area 51, oppure Killer Instinct, oppure altre cose. Quindi c'era bisogno. Di fare questi e non sono altro che immagini dell'hard disk, ok? Come dice lui. Ora Mame eh, utilizza quindi questo sistema per questi. Aaron studiò eh, per fare in modo che questo sistema potesse essere utilizzato anche per l'Azer disk, cioè invece di ricreare un qualche cosa nuovo. Cerca di, ha cercato di utilizzare intelligentemente ciò che già il MAME faceva. Tutto sommato, Area 51 e altri giochi non fanno altro che farvi scorrere delle immagini che sono digitalizzate ma comunque sono a un filmato. Perché non farlo con eh, i laser game? Ed era stato fatto appunto con Firefox e Kube Quest che erano già stati integrati. Tra l'altro, 90 bene, ci vogliono computer all'epoca un po' più potenti rispetto a oggi, ce l'abbiamo tutti e ci girano su tutti, ma all'epoca un po' più potenti del normale, però c'era riuscito. Eh, oggi, non hanno voluto cambiare, oggi non hanno voluto cambiare, diciamo che in realtà il sistema è andato avanti, comunque diciamo di base hanno voluto riutilizzare di nuovo i CHD, eh, quindi far credere al MAME che non è un lettore laser disk, ma è un hard disk, il che è tutto diverso. Però stanno incontrando alcuni problemi con eh, il, eh, lo svolgere il filmato, soprattutto quando il filmato deve, deve andare avanti e indietro, fare salti. Un titolo eh, su tutti potrebbe essere, per esempio, ehm, Laser Grand Prix, che ancora non è emulato praticamente da nessuno, o GP World, che invece c'è in formato beta sul Daphne. Cosa fa questo sistema? Questo sistema, se io premo l'acceleratore, il lettore Laser disc legge velocemente e io vedo la pista scorrere molto di forza. Se freno, questa si blocca. Um, solo l'immagine e l'audio, ok, grazie. Ok, si frizza, non so per quale motivo, probabilmente perché c'è un, un po' di roba sui coso. Spero non vi dia noia questo frizzare del video. Um, Ditemi se lo, se lo vedete anche voi. Il problema è proprio qui: cioè riuscire ad avere un qualche cosa di abbastanza flessibile che mi possa permettere di mandare avanti, e indietro, l'immagine tutte le volte che il sistema lo richiede, o fare un fermo immagine e poi piano piano ripartire da lì. Perché se io con l'acceleratore tengo a metà gas, la macchina mi va a 20 allora, mi deve dare la sensazione della pista che va a 20 all'ora. Ok? Ho un lag ogni 8 secondi, ok. Non so per quale motivo, ci sarà sicuramente qualche cosa che, che mi sta puppando eh, banda, però ora onestamente, perché ora sto usando la wireless, non sto usando il cavo di rete, probabilmente è la, la wireless che fa un po' le bizzette. Quasi sicuro è la wireless, fammi vedere. Sì è la wireless, ora però non sto a, a rompergli le scatole. Se mi sentite bene, poi domani tanto attaccherò il cavo di rete. Quindi un, un progressivo, piano piano, della, del video. Ecco che qui abbiamo un problema uh, in quanto il sistema ha bisogno di un qualche cosa un po' più flessibile. È, un, è lo stesso problema che fu trovato anche nel Daphne. Non è che il Daphne... Quando fu fatto era perfetto, anzi, eh, ci serveva diverse problematiche. E mi ricordo che a computer di allora, per esempio, Super Don Shot era ingiocabile, o quasi. Mentre non è stato fatto nessuna modifica, con i computer più veloci quel problema non si presentava praticamente più, perché il computer era molto più rapido e riusciva a non farmi vedere il guaio. Ma il guaio c'è sempre, non è stato risolto. Ecco perché sarebbe stato bello far ripartire Daphne. Ora quel progetto Dexter che viene chiuso, vediamo se Matt si rimette, non lo so, se ha voglia, si rimette a sviluppare di nuovo il Daphne, che in realtà l'aveva sviluppato ma l'ha utilizzato per fare la Dexter. Vabbè, saremo a vedere. Comunque vedremo un attimino. L'ago in tot di secondi. Eh, quello, quello ci posso fare veramente poco oggi. Bello è che sono con la fibra, solo sto usando la wireless. E... E ci deve essere sicuramente un collo di bottiglia da qualche parte e, e ora non, non sto a, a, a tirar giù chissà che cosa spero non vi dia, non vi dia fastidio Oioioi. tra l'altro per quella storia si diceva prima con un retro layer non mi riesce di giocare più nemmeno su questo ah, questo è un altro gran bel dono che conservo con, con con gelosia è un po più grande lo schermo qua ma sono sempre molto piccolini io dopo un poettino uh, non ci vedo più una mazza mi, mi tocca arrendermi eh. però mi piace un monte soprattutto questo gioco mi piace un monte che è in the Dark telecamera del cacchio che ce la fai a mettermelo yuhuuu guarda guarda oh, ti svegli? vabbè comunque è Alone in the Dark no? Non so per quale motivo, cioè, lo serò qua su, forse qua su ci si vede. Manon um, in the Dark è un gran bel gioco, devo dire la verità. Ora, l'unica problematica è che c'è la batteria anche lui lì dentro, quindi ci sarà presto da dover guardarlo, ma comunque è, è trasparente, si riesce a vederlo abbastanza bene. Poi altre cose non, non, ho, non ho, fatto. Oh. beh. Cioè, um. Io no, a me piace un monte, ma anche la Tari Lins, anche il Genghia, non ce la faccio più a... solo ogni buio. <ride> eh, non ce la faccio più a vederli. Cioè, eh, Anch'io, no. mi tocca mettermi gli occhiali. E eh, ora, onestamente, quando ho gli occhiali, mi gira le scatole, sono queste cose. E mi dispiace, perché... è per quello che uso qualche... Ora, questo non sa che non gira. Per quello che uso spesso questa... Per giocare i titoli del, del Game Boy normale sulla televisione, almeno grande, solo che non è la stessa cosa, non è veramente la stessa cosa. No. È, è, credimi, a me mi dispiace davvero tanto perché poi io sul Game Boy ho la, sempre giocato tanto: prima c'è lo grigio, poi ce l'ho avuto blu, insomma, tra ho tolto le batterie. Sì. Questo ci tengo in particolar modo perché mi è un dono. quindi però vedi c'ha questa batteria. Questa, questa è una cosa intelligente che è mezzo trasparente che si riesce a vedere a parte ogni tanto lo ha proprio. A guardare Game Boy Color Only, tra l'altro, ovviamente bellino. Perché c'avevo un amico che mi faceva dice, Sai, non mi funziona il gioco? Guardamele, il Game Boy, ma il Game Boy normale. Con un gioco di questi qui con scritto sopra Game Boy Color Only, no, come questo che poi è diverso perché non c'ha neanche il punto dove, dove scendi, cosa quindi io non so come facesse ad abbassare la levetta perché non si può abbassare. Comunque, dice, non mi funziona sul Game Boy normale, eh, ci credo, eh, non ti funziona perché è un Game Boy Color. Comunque, vabbè. <coughs> Allora, appena mi va via questa, questa informazione qua. Ok. Solo su anche se non... Uh, anche se non è un adattatore, ma dentro... Questo qui? Sì, sì, no, per carità, non ci metti in gioco. E lui lo... Cioè, si vede benissimo, si gioca benissimo, però... Cioè, allora... Quello vi volevo dire io, no? Quando io vi parlo, che mi piace cercare di, di avere le sensazioni più vicine possibili e quant'altro dell'originale. Il fatto è questo. Se io ho il gioco che va qui sopra, lo accendo e lo gioco con i suoi tastini, le sue cosine, le sue difficoltà e quant'altro. Se mi migliora la situazione, certo, ci gioco uguale. Però ecco, non è la stessa cosa usare i pad e stare sul divano, ok? Mm, mi, piace, mi piacerebbe andare a giro e giocare ancora come facevo da ragazzino, ma non ci vedo più una cipolla e che devo fare. Quindi eh, mi tocca arrendermi. All'altro ah, Game Boy, anzi a ah, uno dei due Game Boy che ho quelli normali, gli ho messo il display quello retroilluminato, con, ehm, con, che migliora anche un po' l'immagine, un po' meglio. Tra l'altro questo è veramente piccolo, quello del, del Game Boy normale è un po' più grande. Si riesce a giocare, però eh, ogni tanto mi, mi sto oggi il naso. Per fortuna sono facili perché cambi, togli un pezzo, metti un pezzo, lo posso riportare originale come quando voglio. E vabbè, stiamo a vedere. Ma buono, c'è sempre quel difetto del di Cospresa. Poi un, uno di questi giorni, per esempio, dovrò riparare questa trappola qua, anche sta trappola qui, prima o poi dovrò riparare. c'è un, un caterbone di giochi per questo. Però non. Eh, e non ho tempo di, di, di farne un capro, porca miseria. Cioè. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque. Dovrò riparare anche questo. Devo riparare anche lui. Game Boy Advance. Eccolo. Che poi mi piace tantissimo la forma di questo. Un po' meglio lo schermo, per carità. Ma poi è carino perché si chiude. la Nintendo non ha solo fatto stupidaggini, insomma, alla fine. Va bene, tanto si è fatto. 53 minuti. Ho parlato un po' a dritto, ora poi non so se vi dà noia. Sto fatto, si frizza la cosa. Se avete qualche, qualche domanda, se volete parlare di qualche cosa, se no, vuoi dormire. Anche perché insomma, magari mi riposo anch'io. Si è parlato un po' di cosette, insomma, non è male. Complete, ma. quel tristore poi l'ho preso in ma <ride> hai trovato quel transistor hai trovato proprio il suo o hai preso un compatibile o meglio un cross reference come piace dire a quegli altri no io grigio ora ce l'ho lassù se no tutte le volte ce l'ho lassù il grigio però eh, ti ripeto ne non... ho due cioè, poi ho di quelli lì grandi, ce anche uno blu e di là uno rosso, che sono i miei. A me piacciono, ci sono diversi titoli, ho diversi titoli, mi piacciono, però. Proprio quello. Ho capito. Ma va insomma, vediamo un po' come va. Quando ti arriva sì, si monta su e si guarda. Spero che funzioni, perché insomma hai fatto 100 per farla funzionare quel 2000. Uh, manca solo questo. Spero che, sì, che arrivi presto. anche dell'os è messo a fare anche lui le, le, le repliche dell'amiga 2000 anche lui è del 1200 um, ho, ho contagiato un po' troppa gente a fare questa roba ah, allora poi c'ho sempre sta eh, modifica di clock uh, questo questo qui allora, boh, all, allora questo che ho in mano ah, non mi ricordo se è quello americano allora questo qui perché ce ne ho due questo qui è quello che va su il, il, il PAL e ammetto che è un pochino più lento l'altro che in realtà è un po' diverso lascialo di là NTSC e invece non ha grossi difficoltà però non credo sia un problema anche modificarlo non, non me lo ricordo però ti ripeto cioè la, 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 la comodità di questo di questo tra piccolo qua è il fatto che te lo metta a tutto schermo ma ti passa la secondo me poi io sai ripeto sono uno e ti piace più giocare su su sulla, sul materiale originale ti passa la voglia secondo me è un po come l'adattatore game boy appunto per il GameCube è uguale eh, carino funziona bene però ci ci ce l'ho messo perché volte le artucce dentro però rimango dell'idea che, 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 che per me il Game Boy è meglio ci metterò un anno ah, ci metterai tempo e ci metti l'importante è che ci diverti ci vuole ci vuole tanta pazienza per fare per, per popolare una scheda e farla bene fare le saldature per bene farsi prendere la furia da questa roba da questi progetti non ha, non ha assolutamente senso eh, se è una cosa bella hanno questi progetti di ricreare noi stiamo parlando veramente di schede ora ce l'ho laggiù eh, ora non mi alzo eh, hanno riprodotto le schede dell'amiga 500 del 1200 del 2000 potete ripopolarle e rimetterci ovviamente i suoi chip custom originali e via. Se una cosa bella hanno queste cose, questi lavori, è farli con calma, con divertimento, un po' come un bel veliero, no? che voi mettete lì, comprate il progetto, vi mettete a misurarlo, comprate il legno, tagliate il legno, ci mettete un anno, ci mettete due anni, ci mettete quel che ci mettete, ma il divertimento, la parte maggiore del divertimento non è tanto guardare il veliero usare l'amiga ma in quel caso è proprio avere il l'averci lavorato sopra averlo costruito aver capito anche il suo meccanismo interno come funzionano e vai e vai quindi ma è successo anche a quell'epoca allora il colecovision inizialmente allora ci sarebbero in realtà Due storie. La prima storia è che non avevano il permesso. La seconda storia è che invece avevano il permesso, ma gli è arrivato tardi. Scegli quella che ti piace di più. Comunque, ehm, diciamo che è già successo. Cioè, ti faccio, ti faccio un esempio: ad Linkast con, con il programma Blancast. Cos'era? Era, Era l'adattatore con l'ecovision per far girare i giochi dell'Atari 2006. Era la. La Drinkas che faceva girare i giochi della PlayStation, eh, cioè è infatti la, la PlayStation Bram subito discivolata Quindi eh, è ovvio, ma non oggi, addirittura ieri. Eh, capito? cioè, mh, in quel periodo lì, la ColecoVision anche l'Intellivision facevano um, pubblicità anche, soprattutto in television, molto sporca, no? Proprio comparazione diretta se cercate le pubblicità trovate delle comparazioni dirette fra l'Atari 2006 e l'Intelevision oggi se tu provi a fare una cosa così spudorata ti, 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 ti tagliano a fettine idem per fare in modo che un prodotto possa essere utilizzato da parte altri tempi per esempio Amaz di, di Amiga 2000 o Amiga 500 che era l'emulatore per l'amiga per far girare i programmi del macintosh in realtà era un adattatore dove ci si metteva dentro il bios chiamiamolo bios del, del macintosh perché poi il resto dell'hardware praticamente c'è dentro i macintosh all'epoca erano solamente 68.000 e poco altro amiga già ce l'ha 68.000 anzi ha molto di più L'adattatore poi ti permetteva addirittura di collegarci un floppy originale del Macintosh. Questa cosa alla, alla Apple non è piaciuta. Non è riuscita a bloccare la vendita di Amaz. però è riuscita a metterti i bastoni fra le ruote per venderti i singoli chip per il eh, coso. Volevano sapere, volevano avere il seriale, diciamo, fecero un po' di istruzionismo. Già successe queste cose. È che non ci si ricordano. La parte bella è il viaggio non la meta, praticamente sì. Cioè, quando te costruisci, quando te fai una, 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 un rebuilding di una scheda, quando te metti sopra tutte le cose, proprio eh, è gustarsi il, anche ogni singola saldatura, la, cerchi di farla la meglio possibile, cerchi di stare attento a come la fai, è il tuo computer, diventa proprio il tuo computer, cioè l'hai creato tu. Ovviamente non l'hai creato dalla progettazione in poi, ma parlo di montaggio, è eh, tutto un altro, altro sapone. Tutta un'altra cosa, poi il mio nome mi dica quello che, che è meglio. Ah, c'ho tre persone che mi seguono su, su Facebook e, ed è un, un record perché di solito di là non mi segue mai nessuno. Invece sono contento, c'è un po' di gente. Va bene, dai, non eh, so c'era un progetto emulatore ufficializzato. Un per Non sono addirittura leggere i giochi originali, ma poi la cosa non è andata in porta, mi sa so che si trova. Allora, e siamo alle solite, Alessandro. cioè, se ora qui, qui siamo già a PlayStation 3 emulatore Saturn, quindi il Saturn già è il passato. Ma tu immaginati PlayStation attualmente in vendita eh, Dreamcast? Attualmente in vendita e la Dreamcast li fa l'emulatore per far girare già l'originale. Eh, mm. Capito? Insomma, è un po', un po brutarella. Qui probabilmente c'è qualche perché Siga ha una politica un po' diversa da quella di Nintendo. Non è che non faccia le, de, le denunce o non voglia far valere i propri diritti, anzi, li fa valere, come, però diciamo che eh, è un pochino meno bastoniera. Però, se ha fatto una cosa del genere, come questa qui, della PlayStation 3, vuol dire che magari. Avevano un ponte qualche cosa o, o gli metteva bastoni fra le ruote su qualche cos'altro. Siga, quando si muove c'è un motivo. Cioè, si, se cerchiamo magari fra le varie dichiarazioni ufficiali, magari scopriamo anche il motivo per cui è successa questa cosa qua. Comunque poi se non l'hanno neanche finita, ma comunque forse si può scoprire anche il motivo. Ho messo la... sto facendo un programma, un zip, ma non lo trovo sto cercando un programma, un zip, ma perché? Non capisco. Ah, per l'ACORN. Allora, io te l'ho già detto. Um, mentre per, uh, mentre noi, noi da questa parte della manica siamo un po' più piratoni, dalla parte di là della manica sono un po' meno piratoni. Uh, quindi è un po' più difficile um, trovare software anche copiato dell'ACORN. Dell questo che sia uh, applicazione, questo che sia videogiochi. Eh, quello che si trova è un decimo di quello che c'era in realtà disponibile all'epoca per l'Acorn. Quindi se cerchi un programma in specifico non sarà facile, non sarà veramente facile. Non demordere perché comunque ci sono persone che hanno fatto comunque delle, dei bei repository. Mi immagino si trovi qualche video, no? Ma io parlavo di, di, di magari di qualche qualche dichiarazione ufficiale, um, qualche cosa, bisogna, bisogna, quelle cose lì bisogna un po' leggere un pochino tra, tra le righe, perché capire un po' che è successo. Ripeto, sì che non è, non sono, non sono ignoranti, cattivi e tutti il resto, diciamo che difendono il loro, sicuro, sono meno aggressivi, se hanno fatto una cosa del genere, sono sicuro che una motivazione seria c'è. No, per esempio potrebbe essere anche banale che magari loro stavano facendo uscire su boh, eh, da qualche parte eh, per esempio su Steam alcuni giochi, non lo so, ora mi sembra di no però no, forse ci sono su Steam alcuni giochi, lo sai che non me lo ricordo magari banalmente volevano bloccare questa cosa qua, bisogna vedere un po' di, 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 di cose eh, sicuramente c'è una spiegazione mentre per esempio Nintendo ti viene arrivata bastona non, cioè, ok, difende la sua proprietà intellettuale, però non è che rilascia più, più di tante spiegazioni, porta tubolo, eh, è mio, basta, fine. A volte Sigaf sì, ha, ha chiuso un occhio su alcuni rifacimenti di alcuni videogiochi, non ha detto niente. Altre volte invece le ha bloccate perché palesemente li stavano usando gli stessi eh, disegni o Disegni in bitmap o quant'altro, cioè lì allora sono scattati invece di rifare tutto da capo, magari, oppure gli hai usato la stessa musica. Sempre un oppure hai tirato fuori il gioco anche un bel rifacimento, ma l'hai tirato esattamente fuori nel momento in cui quelli stanno lo stanno dando, lo stanno vendendo perché per ne so, per mobile. In questo momento sì che sta lavorando molto sul mobile, quindi magari anche quello è uno dei problemi. Perché per quanto se ne dica Siga, nonostante tutto, per il momento tiene botta. Certo, non è più la Siga che, che era dei nostri tempi, però insomma, sta mantenendo. Poi Siga, Sega, avete chiamato, non mi vi pare, insomma, che poi in realtà sarebbero l'acronimo di, di due parole, sarebbe Service Game. Quindi Siga, Service Game. Quindi non è neanche una parola. Comunque. Questo lo sapevate, perché non, non, non mi venite a dire che non lo sapevate, perché ogni tanto il Goris è detto. Vediamo un po'. Comunque l'Akorn, io sul su, discorso dell'Akorn ancora non ho finito di fare il video, io ho il montaggio ancora, la, il, il seguito del, del video che feci dell'Archimedes, de, dove parlo della storia dell'Akorn dell proprio. Eh, se avessi tempo lo butto fuori, eh, il problema è avere tempo anche lì. Ciao, benvenuto. Sei arrivato un po' in fondo, ma benvenuto. Al limite, tu riguardi la diretta dall'inizio. Ho fatto una diretta, come dicevo proprio all'inizio, anche se sono mancato per un bel po', proprio per, per rinnovare un po'. Insomma, ci siamo ancora, io e Gori ci siamo ancora, e domani faremo, almeno, spero, dovremo esserci, faremo la prima puntata dei giochi della, del Nintendo 64. Poi dopo ne faremo altre perché l'abbiamo spezzettato, insomma cercheremo di stare intorno all'ora. Come ci sono ancora io, vediamo già allora un'ora e, un e sette minuti. Quindi direi anch'io, a parte che sono stanco e sono stanco, mi fa ho un po' di gola che non funziona. Ho un po di, mi fa piacere. L'ho guardato molto volentieri due volte, immagino la storia dell'Archimedes dell che ha fatto, che poi in realtà ehm, mi serviva, ecco eh, appunto bravo, eh, quello è il problema. Eh, mh, dovrebbe esserci, ora mh, spero che, che Della abbia già preso l'aeroplano, perché se no è un problema. Sì, ehm, quello dell'Archimedes è stato un video anche un po', un po prova, tra l'altro ho usato un nuovo sistema per fare l'editing, che mi porta via un po' più tempo, ma sembra un po' più carino. Almeno mi sembra, mi sembra a me perché, per esempio, ora vi faccio vedere una cosa, eh? guardate la sigla nuova, eh. Questo l'ho fatta sempre con quel sistema lì. È la sigla del TG. È diciamo che spero che, che, che vada che funzioni tutto. Insomma, va là, ma è ripartita. Speriamo che, che vada tutto molto bene perché insomma, anche questa qui è carina. Ci ho messo un po' per farla. Diciamo che sono dei template. Se mi fate il problema è mettere le scritte per benino, insomma, metterle nei punti dove le mettono loro. E questa è la sigla, quella nuova che ho fatto per i TG, in realtà ne ho fatte due. E poi quell'altra che ho fatto per i Gori quando c'è lui, anche quella è stata fatta con, con quel sistema lì. Anche se in quel caso lì è il Gori che poi l'ha unita insieme, ci ha messo la musica lui, ha fatto bene. Insomma, mh, mi sembrava carino, ecco tutto lì. Non so cosa ne pensate, se vi piace la sigla, spero di sì. Spero di sì. Ok, io comincio però a essere stanco. Va bene, ragazzi, io siete già. Ancora 28 persone su uh, YouTube e due persone, vediamo un po'. Rifresciamo perché non si sa mai. Due persone su Facebook. Eh, ragazzi, io non so se qualcuno ti ha già chiesto. Adesso no, non ho visto niente di computer. Tu parli del progetto di, di Carlo Sant'Agostino, la, la, la compro anch'io, che vuoi che ne pensi, penso, penso, penso positivo. Stiamo parlando di persone che Carlo Sant'Agostino e altri uh, erano già nel... Sì, io, non, io non, non ho fatto la fotografia, comunque la leggo. Ehm, se parli di quella rivista lì una buona rivista fatta da persone che già all'epoca scrivevano, chi su K, chi su TGM, Tg, chi ha fatto libri, insomma tutte persone che sanno com'è l'editoria e eh, hanno come approccio quella di cercare di dare più informazione possibile eh, veritiera. Per esempio oggi c'è questo articolo sull'Atari e incomincia a dare delle informazioni un po'. Più precise, o comunque un, un po' meno è brutto dirlo. Ma insomma, mainstream del, di altri. Ha una bella rivista, scritta bene. Ci sono diverse cose interessanti. Poi ci sono tante persone che scrivono, tante persone non, non scrivono. Ha una buona rivista. Uh, spero che il progetto vada avanti perché so anche quanto è difficile portare avanti. Uh, un, un progetto di questo tipo non è uno scherzo, è una cosa poi portarla anche, anche se limitatamente sulle edicole, perché anche quello è uno sforzo, va apprezzato. Uh, è come quelli che, che hanno ritirato fuori uh, ZAP, eh, sono sforzi mh, incredibili. Ovvio che eh, lo fanno anche per vil denaro, cioè nessuno vive di aria. Però poi se il progetto è anche bello, fatto bene, scritto bene, e ci sono buone informazioni, perché no? E Carlo ci la sta mettendo veramente tutta, eh, si, si percepisce suo, il suo più grosso impegno, eh, Carlo e tutti gli altri. E onestamente gli auguro di andare avanti, mh, perché è bellino, carino. È una rivista diversa dal passato, una rivista che guarda il passato con gli occhi moderni e cercando di mettere i puntini, come Ansel e Gretel che cercavano la strada con le molle di pane, di rimettere i puntini per bene e tirare fuori anche una verità storica che in parte ci siamo persi perché purtroppo non è, avere le informazioni prima non era così banale, cioè molte informazioni erano la voce della voce del megafono della voce, quando arrivavi a scriverlo te magari era storpiato, oggi è tutto diverso, oggi si può fare una qualità maggiore e loro lo stanno facendo. Quindi io se ne penso, ne penso solo bene, cioè nel senso una gran bella rivista, uh, gran belle persone, direi che, che va, va comunque supportato io non mi sono messo lì a fare le foto con la rivista perché ho visto migliaia di persone ah io ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho mi sono messo a farlo comunque un, tutti quelli che me l'hanno mi hanno, hanno, hanno chiesto che cosa ne penso questo è quello che ne penso <ride> eh, sì ma anch'io non è che sono messo benissimo comunque buonanotte dell'host Ok, adesso, adesso ce l'hai la, la mia parere. viene L'acquisto mi ha detto che sta venendo molto bene. Molto, molto bene. No, io vabbè, il mio edicolante se n'è fregato quando gli ho chiesto, mi ha fatto un pernacchiotto, me ne sono sbattuto le scatole. L'ho trovato a Firenze l'ho presa lì. E, però eh, ti ripeto: però queste cose qui. Cioè, io ne ho parlato tante volte, poi chiudiamo. Stampare una rivista, fare un circuito, fare un programma. Ehm, oggi come oggi si può fare tante cose, no? Bisogna però apprezzarle. Bisogna apprezzarle sia se sono gratis, perché c'è qualcuno che fa programmi, per esempio, gratis, o, o riviste gratis, o video come questo, per esempio, stai guardando che, che non pagate una cipolla. Ci sono altre cose che invece cercano di mantenersi uh, il progetto facendosi spendere, facendovi spendere qualche cosa. Per esempio, ci sono delle software house, per esempio nel mondo ms ce ne sono alcune, soprattutto spagnole, che hanno costituito proprio una, una software house e, e fanno un po' del loro pane proprio questo. Ma lo fanno sui vecchi computer, MS-IT in questo caso, oppure su Comodo o altro. Vanno apprezzati. Che siano uh, che ti piacciono o no, che sia per te bello o no, perché è uno sforzo che, mentre all'epoca era uno sforzo che possiamo definire lavoro come quello che facciamo tutti i santi giorni, quindi nulla di strano oggi è proprio un, una cosa andare oltre, cioè nel senso che, non, in realtà, non c'è mercato. Stiamo parlando di un mercato molto più ristretto. Quindi un'azienda che si compone e punta solo sugli appassionati, è sempre un bel rischio. Ecco, una rivista come questa che stiamo, che stiamo vedendo in questi, in questi giorni nelle edicole è un grande sforzo e secondo me bisogna supportarlo. Inoltre, anche scritta bene e ci sono anche tante, tante informazioni interessanti, perché no, cioè compriamo tanta roba che a volte non ci serve, prendiamone una in più che invece ci dà qualche informazione e magari c'è anche utile, no? Oh, grazie Mazza, grazie mille delle due euro, però poi dopo quando vieni qui si piglia il caffè, <ride> ti rendo le due, euro. vabbè, a parte gli scherzi, comunque grazie mille Mazza, bisogna anche rincontrarsi in questi giorni va Buono, d'accordo. Io sono decisamente stanco. Un'ora e 17 minuti. Eh, ho bisogno di andare a riposare. Perché se no, domani sera col cavolo si fa l'altra puntata della Nintendo. Ci ho da preparare anche la locandina. Quindi domani vedrete la, diciamo, mh, la prenotazione, l'appuntamento per gli eh, oligori. Con eh, per la, la, le altre puntate che dobbiamo fare per i giochi. Nintendo 64 e nulla. Eh, diciamo, buonanotte. Se vi interessa davvero quel, quel sistema arcade che ho parlato prima. Vederlo funzionante, si può fare quanti. Sarei presente, allora parliamo un po' di questa storia delle fiere, perché non sai che me lo chiede. Allora, io in realtà non faccio fiere, o meglio, mi sarebbe piaciuto farle, ma è, non qualche volta vado in qualche manifestazione ma sono tipo a al sereno l'unica manifestazione che sono rimasto dall'inizio alla fine perché poi alla fine l'abbiamo fatta noi è stato il laser day l'anno scorso se non mi ricordo male che dovremmo ripetere penso, eh, non so se, se, se prima o dopo l'estate le, le però comunque insomma dobbiamo lanciare l'organizzazione la, la, a parte quello, no, non faccio fiere, quindi è difficile, mi vedi in giro. Purtroppo ho molti impegni, non è un discorso che non mi piace o sono topo, un topolino di, 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 della, della biblioteca. Il fatto è che purtroppo ho molte, molte cose e non, non riesco a muovermi. Comunque, se io sono registrato sul club... Della MSX Italia quindi, io sono presente lì come io, in realtà non, non sono ovviamente un msiziano vero e proprio, però ho voluto partecipare con Maz per questa sua avventura, anche lui è qui, è qui vicino. Insomma, non lontanissimo da Arezzo. E mi sarebbe piaciuto se lui crea qualcosa, tra l'altro, lui ha qualcosa in testa. Magari gli do un supporto, magari mi. Sarò in qualche fiera con lui. Vediamo un attimino. Eh, sono anche con, eh, qualche volta sono, mi sono anche legato all'associazione quella del Firenze Vintage Beat. Eh, qualche volta sono andato, uh, non, non come, come, come espositore, anzi, no, una volta solo come espositore. Ma virtuale. C'è un video in cui vedete, vi vedete esporre la roba del laserdisc. Eh, però sono passato diverse volte era una ora si sono un po' spostati. Mm, e poi ho i miei laserdisc e laser game. Poi in realtà Laser Day era più che sui laser game, era su, sui film, su, su, sulla musica, perché poi sui laserdisc c'era anche tanta musica, sui giochi, sull'MS X, su, su tante cose. Quindi la, le, lì si era veramente tanti, è stato anche piacevole tutto sommato, perché parlare di un formato che... In pochi conoscono veramente eh, è sempre bello, sempre bello parlarne. Uh, se dovessi partecipare a qualche cosa ora, io non so. Ah, da anni! Accidenti, ti ringrazio. se uh, Non so se tu mi vedi su, su Facebook, io sono anche su Facebook, lo scrivo, uh, lo scrivo insomma, che, che sono in un punto, per esempio, quando ho fatto il laser day, ho sparato la locandina a tutti quanti e lo dicevo che ero presente quindi quando mi muovo di solito lo scrivo se mi muovo ufficialmente ovviamente se mi muovo perché passo di lì eh, oh guarda lì c'è una cosa no quella no però se vado ufficialmente lo scrivo Ma, va buono d'accordo uh, chiuso anche a argomento per, mh, ripeto se sei un msiziano ricordati di Maz e del, del club della msiz uh, italia anche loro stanno facendo gran cose nel canale qui trovi uh, due interviste un, un, o una o due interviste a Maz dove si parla di MS. AIDS, se sei interessato agli MS, AIDS, poi se no, va bene, ragazzi. Io vi, vi saluto, sono alla frutta, sono arrivato in fondo. 22 persone qua, una persona là. Già, già per, per, per Facebook per me è un, un, un traguardo incredibile. Perché di là erano due o tre volte non ci va più, tant'è che stavo pensando anche di chiudere. Le dirette su Facebook, tanto non, non le usa nessuno, è banda che mi potrà risolvere. Vabbè, vediamo un po' e nulla. Andiamo, ti auguro una buonanotte, ok. <ride> anche a te, buonanotte, anche a te. Veramente vi ringrazio tutti quanti per avermi, eh, avermi seguito fino adesso. Vi saluto. Buonanotte a tutti.